Cari amici appassionati di orologi, benvenuti. Non so se ho mai avuto l'opportunità di raccontarvi quanta soddisfazione io provi quando, dopo che ho aiutato un micro brand a far conoscere un suo orologio, magari in fase di Kickstarter, magari con un prototipo, magari anche diventando io stesso centro di pareri, qualche volta critiche, qualche volta perplessità, la soddisfazione di quando, una volta che questi orologi sono stati, dopo alcuni mesi, consegnati e le persone che si sono fidate di me mi scrivono con grande entusiasmo dicendo di aver trovato corrispondenza nell'utilizzo quotidiano rispetto alle mie parole, la soddisfazione è veramente enorme. Bene. Questa ormai è una sensazione che io ho sempre più spesso nel mondo dei micro brand, a dimostrazione di quanto realmente stia maturando questo segmento dell'orologeria anche a livello di qualità della produzione, ma c'è da dire che col marchio che vedremo oggi ormai è diventata una vera e propria abitudine. Stiamo parlando di Tattico, la divisione militare della compagnia Reloiere specializzata para attività subacquaticas, che qualche mese fa presentò il suo 1.3 UDT dedicato all'Underwater Demolition Team, quel gruppo di SEALS, quel corpo speciale che nacque nel 1942 e equipaggiò la Marina Militare degli Stati Uniti fino al 1983. Poi quei corpi furono chiusi, ormai non servivano più in quella forma e rimasero i Navy SEALS, che sono corpi speciali di grandissimo valore e di grandissima preparazione, invidiati in tutto il mondo. Bene, Tattico ha deciso di dedicare a questo corpo un segnatempo, ispirandosi a una cassa che, a quanto so, fu prodotta in diverse versioni da MRP, azienda specializzata nella produzione di casse, in particolar modo di casse professionali per orologi subacquei. Equipaggiò ad esempio il Nautilus Super Pro 1000 metri Titan, che allora era equipaggiato con un calibro al quarzo e adesso, nei pochi esemplari rimasti, ha raggiunto quotazioni abbastanza elevate. Bene, Tattico ha voluto riproporlo, questa volta con un calibro automatico svizzero, un STP, e lo ha fatto in maniera eccellente, ma soprattutto a un prezzo di lancio che allo stato attuale è ancora molto competitivo, ma su Kickstarter non temeva rivali. Un orologio dalle forme compatte, soprattutto tenendo conto dell'impermeabilità di 1200 metri che riesce a raggiungere. Abbiamo infatti un diametro di appena 40,8 mm che diventano 40,7 nell'inserto ghiera, un lug to lug di 46 mm e uno spessore di 12,45 mm. Il passo del bracciale è di 20 mm. La ghiera ha 120 scatti e funziona veramente molto bene. È scattosa al punto giusto, ma non eccessivamente dura e precisa. All'interno troviamo un inserto in ceramica con dot luminescente solo ore 12, come il modello al quale si ispira, circonda un vetro zaffiro piatto. Trovarli riflessi è veramente molto difficile. All'interno troviamo la particolarità di questo orologio, che è stato prodotto in 5 versioni, in 5 colori, 4 camouflage e uno invece nero opaco. I camouflage sono il blu, il marrone, il verde e il grigio. Io l'ho voluto prendere grigio perché mi è sempre piaciuto particolarmente questo tono mimetico e infatti non mi pento assolutamente della scelta. Non avevo mai avuto un orologio camouflage in collezione. Nella parte superiore il marchio Tattico T
UDT-C1.3, nella parte inferiore la scritta UDT-1200 e Swiss Made. Gli indici sono stampati con abbondante Superluminova C3 come da tradizione tattico Crepas, così come abbondante Superluminova C3 troviamo nelle sfere, inclusa quella dei secondi che si illumina con un dot di forma rettangolare. A ore 3 abbiamo il datario bianco incorniciato con una cornice sempre stampata e in corrispondenza troviamo la corona. Una corona che è veramente piacevole da svitare e avvitare, precisa e tra l'altro con un canotto veramente importante a garantirne la tenuta. Nel fondello troviamo tutte le specifiche tecniche e inciso al centro un elmo greco con un erogatore da sub che lo circonda e due tridenti, due fiocine che si incrociano dietro. Molto suggestivo. Il bracciale, come vi dicevo, è di tipo bandolier. Chi come me compra spesso su Strap Code sa quanto paghiamo questo tipo di bracciale, che sembra costruito tra l'altro dalla stessa azienda, se non dalla stessa, è veramente molto simile. Le maglie sono con pin a vite e la chiusura deployante con sistema di sicurezza è scavata dal pieno e ha addirittura 6 microfori per la regolazione, oltre che il sistema a pulsanti per lo sblocco. L'unica cosa da osservare di questo bracciale è che è un semirigido, di questo dovete tenere conto, e che i terminali aderiscono perfettamente e non in maniera dritta alla cassa. Ma questa non è l'unica dotazione di questo orologio. Così come promesso nella campagna Kickstarter, andando ad aprire il classico rotolo che viene ormai fornito da Tattico negli orologi di questa fascia, troviamo il panno marchiato, troviamo un cinturino in gomma con fibbia marchiata Tattico, un cinturino che a me piace molto in cordura con una chiusura a velcro, tra l'altro entrambi con sistema di sgancio rapido, e poi un cacciavitino e le spring bar di ricambio. Nonostante il prezzo di 399 euro al quale questo orologio veniva venduto su Kickstarter in prevendita, Tattico è riuscita a dare quelle chicche in più, quelle carezze in più ai suoi affezionati fan, per farli sentire a casa, direi io, con 2 cinturini opzionali, con un cacciavite e con le spring bar addizionali. Veramente complimenti. Al polso è comodo, per via del bracciale avvolgente, della forma compatta della cassa, neanche la corona abbondante infastidisce durante l'utilizzo quotidiano, anche se si sente un po' di più rispetto ad alcuni modelli che abbiamo recensito recentemente. Qualcuno mi ha detto che il bracciale nel suo caso strappa i peli, io in termini di peli qualcosa da dirci ce l'ho e non ho problemi di questo genere, ma fortunatamente abbiamo anche le alternative dei 2 cinturini. Ma cosa penso io di questo orologio? Penso che Tattico abbia fatto veramente un bel regalo a quegli acquirenti che si sono fidati e affidati durante la campagna Kickstarter e che hanno avuto la pazienza di attendere fino ad oggi. Io intanto vi lascio la recensione che avevo fatto qualche mese fa dell'orologio in mare all'aperto, così che possiate godere anche degli altri colori e avere un'immagine più completa. Un orologio che adesso comunque ha un prezzo molto competitivo, nel sito è possibile acquistarlo a 549 euro. Un orologio che secondo me non è stato capito, perché trasmettere la bellezza dei quadranti camouflage è stato veramente difficile anche per me nella recensione. Io stesso, quando ho visto le immagini, ero molto dubbioso. Quando poi gli orologi sono arrivati, non mi sono piaciuti tutti, però ad esempio questo
E anche il mimetico convenzionale e il mimetico avio mi sono piaciuti tanto. Non mi avevano mandato all'epoca il nero, è stato un po' un peccato perché secondo me, vedendo il nero, molti si sarebbero convinti ad acquistarlo perché l'orologio merita veramente tanto. Riguardo i calibri STP, Crepas mi ha assicurato di non aver ravvisato particolari problemi durante il controllo qualità che è stato effettuato anche da loro. Eravamo tutti un po' preoccupati, anche se diciamo che il calibro entry level per ottenere la certificazione Swiss Made e a questo prezzo di certo non si poteva ambire con queste caratteristiche a nulla di più, però il fatto che Crepas abbia voluto controllare gli orologi e abbia riscontrato che non ci sono particolari problemi sicuramente tranquillizza molto. Bene amici, ditemi cosa ne pensate nei commenti, noi ci diamo appuntamento alla prossima video recensione.